bel sito Hotel Le Due Torri, a Mano Calzati, a circa 200 metri dall'uscita Avellino Est della Napoli Bari. www.belsitohoteldueTorri.it. Professor Giannini, a causa della presenza di neve lungo le strade che conducono al santuario, domani sarà necessario organizzarsi con le navette, praticamente il traffico veicolare sarà interdetto. Allora, diciamo, una cosa vera e una cosa non vera: le strade sono percorribili fino a Montevergine, c'è un po' di neve accumulata nel piazzale antistante, diciamo, il santuario. Allora, per evitare difficoltà anche agli automobilisti che arrivano, magari non riescono a rigirarsi, abbiamo deciso di organizzare, non di interdire proprio no, cerchiamo di organizzare, di disciplinare un po' il traffico veicolare. Sicuramente le autovetture le faremo sostare prima, le facciamo fermare prima ad Ospedaletto, presumibilmente, dove potranno poi salire sulle navette dell'AIR e andare su a Montevergine, sia per la messa delle 8 che per quella successiva, mi pare le 11, 11 e mezza. Quindi soltanto in maniera tale da evitare magari code, attese e rendere più fruibile la strada, che voi sapete non è agevolissima, perché comunque ci sono dei tornanti che soprattutto negli ultimi 2 chilometri diventano anche abbastanza scomodi, soprattutto se dovessero scendere 2 autobus, si dovessero incrociare 2 autobus. Come affluenza avete qualche dato? Ma i dati sono quelli un po' degli anni precedenti, i carabinieri e anche la questura parla di 2-3 mila persone. L'ipotesi di aprire la funicolare è stata presa in considerazione? Allora, il sindaco di Mercogliano chiaramente ha riproposto questo problema e ha chiesto che per l'anno prossimo il problema venga affrontato un poco prima del 2 febbraio. Quante navette saranno allestite? 6 navette che continuamente vanno e vengono, poi considerate i tempi di percorrenza sono una 20 di minuti, quindi insomma...